I medici di base scendono in piazza, oggi c'è questa manifestazione dinanzi alla sede della Direzione Generale dell'ASL di Pescara. Dottor Grimaldi, quali sono i motivi di questa protesta? Ultimamente è arrivata una determina da parte di una dirigente della regione Abruzzo, la quale questa determina praticamente obbliga l'assistito a far riempire ulteriori modelli che il medico di famiglia non è tenuto a riempire, e quindi c'è questo via vai di assistiti che vanno in riabilitazione, si vedono dire no, devi tornare indietro, devi andare dall'urologo, eccetera. Noi siamo stanchi di queste vessazioni da parte dell'ASL. Siamo venuti più volte a parlare qui con la direzione, ma non c'è stato motivo di arrivare a un accordo. Abbiamo stilato anche un verbale che il direttore sanitario non ha firmato fino ad oggi, ci ha sempre promesso che avrebbe rivisto. Siamo qui per favorire questi adempimenti per i cittadini che hanno bisogno. E comporta di nuovo un aggravio burocratico per noi, soprattutto per i pazienti, in termini di file, di spostamenti, e si tratta spesso e volentieri di anziani invalidi. Quindi abbiamo pensato di fare questa protesta giustissima, gli altri colleghi del 3 province hanno ottenuto quello che noi oggi vogliamo ottenere e raggiungere dalla Direzione Generale Sanitaria dell'ASL di Pescara, cioè far sì di ritornare a prima, cioè dare la possibilità di prorogare noi stessi la possibilità di accedere a questi, alla fornitura di pannoloni senza dover addirittura autocertificare, e questo è previsto da questa determina regionale, modalità e frequenza di una propria incontinenza, che è veramente assurdo.